che ha portato da direttore sportivo la Juve Stabia in Serie B, colui che ha battuto il Napoli a Castellammare per 3-1 da allenatore, colui che ha Castellammare, la Juve Stabia nel cuore, quindi chiaramente ha vinto i play-out con la Cireale, e anche lì c'eravamo con Agnelli al 92esimo. Non stavi dimenticando. Sì, anche se lì ci stavo perdendo anche lì qualche altro anno di vita, diciamo, nella solita esultanza. Salvatore, possiamo dire, oggi il Benevento aveva poco da chiedere a questa partita, però la Juve Stabia è arrivata ai playoff, credo comunque è una gioia anche per te. Ma sicuramente per me da stabiese è una gioia immensa. La Juve Stabia è arrivata ai playoff con grande merito e l'ha meritata, ed è giusto che le squadre che in questo momento hanno raggiunto questo grande obiettivo, sia noi, sia la Juve Stabia, sia il Matera, con grande sacrificio, con grande sofferenza, e adesso inizia questa lotteria. I playoff sono una lotteria, la squadra che arriva meglio fisicamente e mentalmente credo che abbia dei buoni vantaggi. Io direi che Benevento, avendo risparmiato un po' le forze anche nelle ultime meno due settimane dalla vittoria del campionato e un po' della Salernitana, ha ottenuto il secondo posto, possiamo dire che Benevento arriva a questi playoff, diciamo, come squadra forse più riposata e comunque favorita, anche perché è la numero uno nella griglia dei playoff. Sì, come piazzamento abbiamo il miglior piazzamento. C'è stato un 20 giorni fa, un mese fa, il cambio di allenatore, e i due ragazzi che sono subentrati, sia Cinelli che Landale, hanno tutta la possibilità per poter fare un certo tipo di lavoro sul piano fisico, e la squadra sta migliorando notevolmente. Veramente che al pari della Juve Stabia domani aspetterà un po' chi sarà l'avversaria, Alessandria o Como, lei chi preferisce? Ma uno vale l'altra, che sia Alessandria, che sia Como, che sia Bassano, uno vale l'altro, non c'è preferenza, l'importante è che il Novara riesca a vincere il campionato nel girone A. 1-1 a fine partita, cosa ti ha ricordato questo risultato? Perché finì proprio 1-1 anche 4 anni fa e la Juve Stabia arrivò in finale dei playoff. Che mi ricordo? Mi ha ricordato tante cose, belle sicuramente. Pareggiando qua a Benevento riuscimmo poi ad andare a fare la finale con l'Atletico Roma, e poi ci fu quella gioia immensa, ecco, di quando dopo 60 anni rivedere la Juve Stabia a livelli importanti, in una categoria importante, e credo che avrebbe meritato sicuramente di continuare questa avventura in cadetteria, però purtroppo non è stato possibile, mi dispiace. Grazie. Quanta possibilità c'è di vedere in finale proprio Benevento Juve Stabia? Sarebbe bello, Poi dopo ci sarebbe un grandissimo problema, sicuramente. Lo stesso in quel caso. Vince anche da direttore sportivo. Vabbè, non lo... Okay. Grazie mille. Buona serata. Grazie direttore. Abbiamo detto noi.